L'etica e il diritto hanno riflettuto molto in questi anni sulle potenzialità e i limiti delle ricerche in campo biologico. Sono sfide e questioni che non riguardano solo la comunità dei ricercatori, perché i potenziali fruitori di questi risultati considerano tutti i cittadini. Voci diverse che lo scorso ottobre alla Fondazione Bruno Kessler di Povo si sono confrontate in un incontro aperto al pubblico, un'occasione di riflessione ed analisi delle implicazioni morali e giuridiche della ricerca genetica e genomica. Lucia, parliamo di biologia, etica e diritto, un confronto sui problemi della ricerca genomica oggi. Ecco, perché questo tema viene affrontato alla Fondazione Bruno Kessler? Abbiamo colto una possibilità, un'opportunità, quella di provare a far lavorare, ragionare un po' assieme i biologi che operano in questa nuova realtà di ricerca che nasce da un consorzio, diciamo così, tra FBK, il CIBIO dell'Università di Trento e il CNR e il gruppo degli umanisti, in particolare dei filosofi che fanno etica, che lavora appunto all'interno del Centro di Scienze Religiose. Quindi lo scienziato ha una responsabilità etica rispetto alle proprie ricerche? Direi di sì, è molto forte, è una consapevolezza che è emersa molto a ridosso, diciamo, della nascita della biologia molecolare. Già negli anni 70 gli scienziati riuniti ad Asilomar in California si resero conto che il problema sia del rischio, della sicurezza delle loro ricerche che dell'impatto sulla società diventava così significativo che c'era bisogno, per così dire, di fare spazio proprio anche alle valutazioni morali o alle questioni dell'impatto sociale. Oggi la ricerca è molto normata, ma da un certo punto di vista una maggior consapevolezza dei ricercatori può aiutare ad informare diversamente la società. Chiaro che da una maggior consapevolezza all'interno della società passa anche un avallo delle ricerche che vengono fatte, passa una crescita in termini di conoscenze ma anche di valore che ha poi la partecipazione delle persone rispetto ai risultati che si possono raccogliere. I casi eclatanti di ricerca scientifica condotta senza l'avallo della comunità appunto scientifica ci fanno capire quanto è difficile per i cittadini poi distinguere tra la validità di una proposta terapeutica, di un diciamo percorso di ricerca e il lavoro che i ricercatori fanno con grande sforzo, diciamo su tempi più lunghi a volte, ma ottenendo dei risultati molto più avvalorati, diciamo così, proprio dal metodo che loro seguono e scelgono. Allora un confronto tra scienza e società, mi verrebbe da dire, è fondamentale. L'Europa si sta orientando in questa direzione, il far partecipare i cittadini per far prendere consapevolezza è fondamentale, ma la parte di informazione, la parte di dialogo va gestita dai ricercatori, perché sono loro che possono offrire gli strumenti e che hanno appunto la competenza nel merito per illustrare che cosa fa poi la scienza giorno per giorno all'interno dei laboratori.